Dunque, Vincenzo, la mia prima domanda è, come è nato il tuo ultimo libro, Social Media ROI? È nato in maniera un po' strana, nel senso che io non ci avevo mai pensato, perché in realtà non, insomma, mi è sempre piaciuto, insomma, poter scrivere qualcosa di più organizzato e razionalizzato, ma poi in realtà l'input è arrivato da Apogeo che mi ha proposto questa cosa e che secondo loro poteva essere diciamo il titolo ideale, il cappello ideale sotto il quale mettere poi una serie di questioni che io ho sviluppato durante il corso della mia esperienza di blogging. Quindi, diciamo, è stata un po' una forzatura, anche perché io poi di natura sono molto pigro e senza un pungolo dall'alto probabilmente non avrei mai scritto nulla. Ok, a proposito della tua attività, che fondamentalmente è molto legata alla data analysis, sono arrivate un po' di domande. Quindi comincio con la prima che è di Stefano Vitta. Quali sono i parametri presi in considerazione per la valutazione del sentiment dei singoli post? Allora, il nostro tipo di approccio è un approccio cosiddetto rule-based, cioè vale a dire abbiamo un motore di ricerca che raccoglie chiaramente i post e i messaggi in rete sulla base di quelle che sono le parole chiave che ci interessano, che interessano all'azienda per la quale lavoriamo. Dopodiché, questi messaggi vengono sottoposti, diciamo così, al vaglio di una serie di regole sintattiche e grammaticali che sono state definite dal nostro team di linguisti computazionali. Quindi c'è sia un lessico di sentiment che è stato impostato, che appunto va a individuare, come spiega, diciamo così, alla macchina quali sono, cosa vogliono dire determinati termini, espressioni, parole complesse, modi di dire. Dopodiché c'è una sorta di vocabolario più avanzato che contiene delle regole proprio grammaticali, sintattiche, che raffinano questo tipo di informazione, che quindi consentono poi alla macchina di capire cosa c'è scritto in quel determinato messaggio. Perfetto, un'altra domanda che si ricollega in qualche modo a questo argomento è di Alessandro Prioni, che chiede: a me piacerebbe capire come vengono gestite omonimia e polisemia. Beh, allo stesso modo, nel senso che sono questo set di regole, c'è un modulo ad hoc nel nostro sistema che appunto è votato proprio a risolvere questi problemi di omonimia e polisemia. Chiaramente tutto basandosi, come dicevo prima, sulle regole che i linguisti creano, un set di regole che i linguisti creano. Quindi questo rende particolarmente come dire, preciso il tipo di analisi perché ci sono delle persone dietro la macchina che comunque volta per volta tengono, come dire, aggiornato questo set di regole e quindi di fatto rendono insomma, plausibile e anche precisa l'analisi. Federico Vitari chiede: come fanno ad aggiornare gli algoritmi di interpretazione del linguaggio in un momento in cui la lingua evolve molto velocemente? Beh, lo fanno, come dicevo, appunto questi linguisti computazionali in maniera manuale, diciamo, nel senso che quindi c'è una manutenzione che è costante, ma il problema non è tanto l'evolvere della lingua, è proprio il fatto che, diciamo, che la lingua che noi parliamo sul web, quindi sui social media, ha delle caratteristiche, insomma, peculiari che la rendono un po' complessa da far digerire a una macchina. Quindi il lavoro è più che altro là. Comunque è un lavoro assolutamente manuale e basato sulla intelligenza delle persone. Una mia domanda, una curiosità. Quando si hanno da analizzare
grosse moli di commenti, per esempio commenti a dei post o a degli status update di una pagina fan grande su Facebook, quando si hanno veramente decine, migliaia quasi di commenti, farlo a mano diventa molto impegnativo. Però la mia curiosità è come si fa a interpretare per esempio il sarcasmo o l'ironia di certi commenti che dicono una cosa ma in realtà ne sottintendono un'altra. No, ma infatti quello è l'aspetto più difficile proprio della sentiment analysis. Ci sono tanti studi, diciamo, al riguardo. Quello che si può fare, oltre a appunto a seguire un approccio, come ti dicevo, basato su delle regole, che però appunto viene aggiornato costantemente, si vanno anche a fare una serie di indagini a campione per capire se effettivamente la macchina sta comprendendo adeguatamente quel messaggio oppure no. Quindi è un lavoro continuo di, diciamo, di manutenzione e di aggiornamento, perché sappiamo, insomma, che è davvero molto difficile. In alcuni casi, insomma, il lavoro che fa la macchina è un lavoro di scrematura di grosso calibro. Appunto, quando ti trovi davanti a milioni di messaggi, la macchina ti aiuta moltissimo, magari ha una percentuale di errore alla quale puoi cercare di rimediare invece con una lettura manuale. Quindi in alcuni casi è bene compensare le due attività, quella automatica e quella manuale. Mi sapresti dire quant'è questa percentuale di errore? Sì, allora, ci sono due cose che bisogna distinguere. La difficoltà della macchina è soprattutto nei casi di analisi che non hanno un campo semantico ben definito, come l'analisi per esempio quella dei 31.500 tweet che abbiamo fatto ultimamente, presentato a State of the Net. In quel caso non c'è un campo semantico definito, la macchina non sa di cosa si sta parlando lì, proprio perché le persone in quel caso parlano veramente di tutto. E in quel caso la precisione della macchina è stata accertata essere dell'84%, mentre questo sul sentiment, sulla rilevazione invece dei sentimenti si arriva all'88%. Quando invece il campo semantico è ben definito, per esempio abbiamo un cliente, non lo so, dei trasporti, e quindi sappiamo che i messaggi che rileviamo sono messaggi comunque tutti relativi al mondo dei trasporti, allora in quel caso la precisione va oltre il 90%, perché appunto si crea un set di regole che chiaramente è pensato proprio per quel tipo di mondo, e quindi come dire, in quel caso è più facile azzeccare la vera, diciamo, espressione dell'uomo. Ti leggo una domanda di Giovanni Vitale, che è una domanda al caro Vincenzo, il cui lavoro seguo con interesse. Non sarebbe ora di smetterla con questo andazzo molto italiota delle lezioni web nel web? Le scuole che ci stanno a fare? Sì, lo so che l'una non esclude l'altra, ma da noi è diventata una vera e propria professione. Sono d'accordo da un certo punto di vista, nel senso che uno dei miei interessi è comunque quello di fare un po' di divulgazione il più possibile, quindi mi sforzo anche con il libro di tenere proprio il linguaggio a livello di massima divulgazione. Per quello che posso fare, io appunto utilizzo il blog e in questo caso il libro, o magari le aule universitarie quando questo capita, però da qui ad arrivare alle scuole è un po' complicato, sarebbe l'ideale, però purtroppo ognuno di noi magari fa un altro lavoro e quindi diventa davvero complicato, insomma, prendere un'iniziativa di questo genere, ma sono assolutamente d'accordo nel fatto di, come dire, in qualche modo uscire dal web per provare a far capire la cultura del web al di fuori. Quindi io apprezzo tutte le iniziative di divulgazione di questo tipo. Tornando un attimo al discorso che facevamo prima a proposito di sentiment analysis, ho letto diverso tempo fa un articolo che non penso che potrei andare a recuperare volendo, che affermava
che con un'adeguata analisi del sentiment su Twitter era possibile prevedere l'andamento delle borse con 5 giorni di anticipo. Quanto c'è di vero e quanto è possibile farlo realmente? Sì, sto seguendo questi studi. Chiaramente ce ne sono alcuni davvero, insomma, in realtà poco convincenti, ma soprattutto quelli che hanno avuto un po' più di eco nella stampa ultimamente. In realtà, però, quello che l'unica cosa che sappiamo è che esistono società che fanno questo di mestiere, quindi propongono proprio questi servizi. Ne parlava l'Economist qualche giorno fa, però il problema è che è veramente, a mio avviso, complicato. Ancora, noi non abbiamo fatto degli sforzi di questo tipo e so dai miei colleghi, appunto, che si occupano di queste tematiche che è uno sforzo un po' difficile, anche perché dovresti avere un luogo nel quale in qualche modo siano rappresentati davvero i sentimenti delle persone. Poi bisognerebbe anche capire quanto in realtà, se si potesse fare ciò, quanto in realtà il sentimento che si riversa, diciamo, su Twitter o su Facebook è davvero, come dire, specchio di quello che è invece l'andamento di un titolo azionario, le fluttuazioni di borsa. Quindi io starei un po' cauto da questo punto di vista, però molto affascinante. Infatti, uno credo dei problemi più grandi fondamentalmente di un'analisi di questo tipo è nel trasporre, nel rendere generalizzabile, diciamo, il risultato che ottieni da un'analisi di questo tipo, è il fatto che il tuo campione non è rappresentativo della popolazione, Sì, comunque. esatto. Molto interessanti invece quelle ricerche che legano, per esempio, il successo al botteghino di un film al sentiment degli utenti prima dell'uscita dello stesso o immediatamente all'uscita del primo giorno di proiezione. Ecco, quelli magari sono insomma, dei fenomeni più attendibili di correlazione. Perfetto, ti leggo la domanda di Luca Perugini, che si ricollega in qualche modo a quello di cui abbiamo parlato prima, che chiede: l'andamento dello spread è desumibile dal sentimento misurato su Twitter? Ma ripeto, sono molto cauto, non sono proprio un esperto, ma non avendo appunto sperimentato questa cosa, direi che mi viene difficile legare i due fenomeni, ecco. Senti, invece molto spesso si fa questa riflessione, no? Specialmente di questi ultimi tempi, cioè che in realtà è l'opinione pubblica, è quello che viene fatto pensare alle persone che in realtà fa variare gli indici in borsa piuttosto che lo spread. È una questione di sensazione, non è che è collegato realmente a dei fatti effettivi dal punto di vista economico. Quindi ti volevo chiedere se secondo te, al di là dell'analisi sul web, questa cosa sta in piedi? Non sono sicuro di aver capito bene la domanda, nel senso che le fluttuazioni e il comportamento degli operatori di borsa secondo me vanno al di là degli umori delle persone, si basano su informazioni, accenni di informazioni vere o presunte che comunque gli operatori hanno e sulla base delle quali prendono delle decisioni, qui, più che l'umore generale, diciamo, di una nazione. Quindi per me questa correlazione è un po' difficile da trovare. Ok, allora andiamo avanti, ti leggo la domanda di Susanna Bagnoli. Qual è il social che preferisci e perché? Bah, probabilmente non c'è un social network che preferisco. Sono legato a Facebook perché, insomma, ho iniziato a studiarlo tantissimi anni fa, quando in Italia ancora veniva un po' snobbato, veniva un po'
considerato come un social network per ragazzini, mentre poi i più fighi invece erano su Twitter. Quindi da questo punto di vista sono legato a Facebook, ma in realtà non c'è uno preferito, utilizzo indistintamente Facebook, Twitter, Google, anzi per il mio lavoro mi piace proprio testarne più di uno e capire quale può essere adeguato a diversi momenti o diverse attività che svolgo. Sono tutti molto interessanti, Facebook in primis, proprio perché Facebook soprattutto perché ha in sé adesso una massa di persone tale che è molto bello vedere come gli utilizzi sono cambiati dall'inizio, da quando invece c'erano solo gli early adopter. E quindi questo modifica proprio i modi di utilizzo del social network e da un punto di vista appunto di chi li analizza è molto bello andare a fondo, ecco. Ti leggo un'altra domanda di Giovanni Scrofani che chiede: in quale direzione stanno evolvendo i social network? Verso un modello globalizzato con utilizzo di poche piattaforme comuni ad ogni latitudine o verso un modello maggiormente glocalizzato in cui le peculiarità culturali locali e territoriali giocano un ruolo predominante? Beh, mi sembra che il primo modello sia quello che si sta diffondendo di più, attraverso anche la mia mappa dei social network, quello che viene fuori di fatto è che sempre di più esiste un leader forte di ogni nazione che al momento, nella maggior parte dei casi, coincide con il social network più grande che è Facebook, che ha solo pochi luoghi del mondo dove non è il numero uno, in Cina, in Iran, in Russia, in Vietnam, soprattutto per motivi di tipo politico. È chiaro che questo però non vuol dire che Facebook sta annichilendo i social network, diciamo, locali, nel senso che sta, come dire, obbligando probabilmente questi social network a ridefinire meglio la loro missione, e quindi io penso che ci sarà sempre spazio per social network locali che sappiano interpretare bene le esigenze di una determinata popolazione, e quindi accanto a Facebook probabilmente ci saranno persone che utilizzeranno anche il social network locale. D'altronde, se parliamo a livello invece globale, gli stessi Twitter e LinkedIn non stanno morendo a seguito del grande boom di Facebook, ma vivono proprio perché riescono a trovare una nicchia di collocamento che magari altri social network non hanno trovato, ecco. Senti, passiamo invece all'aspetto un po' più tecnico, diciamo. Ti vorrei chiedere come raccogli i dati e quali strumenti utilizzi poi per dare un senso effettivamente ai dati. Sì, dipende un po' dai dati, nel senso che per esempio per la creazione della mia mappa ormai storica dei social network utilizzo dati gratuiti, insomma piattaforme gratuite come Google Trends for Websites o ancora Alexa. Cerco di utilizzare due fonti in maniera tale da confrontare i risultati e cercare di capire se effettivamente sono attendibili. Poi, al di là del numero preciso, dell'informazione precisa, mi interessa capire un po' le tendenze in atto. Per quanto riguarda invece, non so, l'analisi fatta sui 31 milioni e mezzo di tweet, in quel caso ho utilizzato uno strumento proprietario di BlogMeter, di data mining, che di fatto a sua volta utilizza le API di Twitter e tutto il processo, diciamo, di analisi semantica. Quindi diciamo che la raccolta cambia a seconda dell'oggetto dell'analisi. Come provo a interpretarli? Beh, dipende, insomma, in base alla mia sensibilità, in base alla mia cultura della materia, alle cose che leggo. È sempre un processo, come dire, molto,
molto soggettivo, anche se ci tengo molto a che i dati invece mi facciano mantenere un po' i piedi per terra e quindi mi diano un appiglio forte a che quella parte soggettiva non, come dire, non prevarichi invece la parte oggettiva, che penso sia poi la più interessante. Perfetto, quindi ti volevo chiedere su che cosa stai lavorando adesso, insomma, quali saranno le prossime pubblicazioni. Adesso in realtà c'è un attimo di calma, però una cosa che mi piacerebbe, che insomma, che stiamo studiando, che abbiamo in realtà già iniziato, adesso bisogna affinare e provare a fare un'analisi del mood degli italiani rispetto agli uomini politici. Quindi probabilmente, insomma, in vista delle elezioni potrebbe essere interessante proprio vedere come cambia l'atteggiamento degli italiani nei confronti dei vari nomi della politica magari dei leader che si presenteranno alle prossime elezioni. Parlavamo prima di analisi del sentiment e di precisione di queste Sì. analisi. Secondo te, qual è, al di là dei film e della riuscita del film al botteghino, un ambito di utilizzo in cui effettivamente ha senso ed è veramente interessante applicare un tipo di analisi di questo tipo? Bah, anche i brand può aver senso, oppure ancora, quindi capire per esempio qual è il sentimento che sta intorno a un determinato brand, al di là delle interviste, diciamo, che vengono, come dire, somministrate e quindi cui consapevolmente un utente risponde, capire cosa pensa una persona al di là appunto dello stimolo dell'intervista in maniera molto spontanea. O ancora, per esempio, visto che Twitter, per esempio, è molto utilizzato, ma anche Facebook, all'atto della visione di una determinata trasmissione televisiva, capire come varia l'umore, capire come variano le emozioni nel corso della trasmissione televisiva e a cosa sono associate queste variazioni, può essere molto interessante. Quindi direi che i campi di applicazione sono molteplici. Ecco, forse insomma solo la fantasia può porre un limite a questo tipo di analisi. Ecco. Quando si parla di commento piuttosto che status, comunque si parla di un testo fondamentalmente che ha un valore qualitativo. Come si fa a rendere l'aspetto qualitativo di una serie di diverse migliaia di commenti, ad esempio, in una lettura quantitativa che possa essere interpretata dal CEO di un'azienda, ad esempio? Allora, in realtà quello che accade è che la macchina e quindi l'interpretazione automatica fanno un lavoro, come dicevi, quantitativo, ma offrono poi dei piccoli allarmi, diciamo così, all'analista, cioè segnalano all'analista che, per esempio, una certa parola è stata più frequentemente utilizzata in migliaia di messaggi. A quel punto è l'analista che dovrà capire perché e quindi andare a leggere un set di messaggi e tirar fuori il senso di quella cosa. Quindi le aziende di solito quello che fanno è affidarsi al lavoro di un analista per tirar fuori il classico report in cui è spiegato bene quello che davvero è successo. Quindi il processo è un processo misto in cui la macchina dà un forte aiuto perché fa emergere determinati argomenti, questioni, umori, ma dopodiché deve essere l'analista assolutamente a interpretare il dato qualitativo che tu dicevi. Perfetto. Senti, secondo te come e in che direzione evolverà effettivamente la data analysis? Gli strumenti che abbiamo ora a disposizione, in che modo miglioreranno?
Il campo della data analysis, quindi anche il campo del big data, come si chiama oggi, è sicuramente un punto di evoluzione che sta crescendo e probabilmente in futuro, anzi io ci credo molto, porterà anche a decisioni migliori per il consumatore e chiaramente anche per le aziende in prima battuta. Le aziende chiaramente hanno la possibilità con grossi investimenti di tirar fuori delle informazioni migliori da grandi moli di analisi di dati e quindi miglioreranno di fatto anche il servizio al cliente. Ma un ambito molto interessante a mio avviso è proprio quello dell'analisi dei dati e quindi nella pubblica amministrazione. Avere sensori, quindi anche il concetto delle smart city piazzati in giro per la città sicuramente può portare alla luce degli aspetti magari sottovalutati che ci permettano di migliorare le spese di gestione, ma anche e soprattutto i servizi al cittadino. Quindi questi sono alcuni degli ambiti che sicuramente in cui sicuramente l'analisi del dato porterà maggiori vantaggi, a mio avviso. E infatti ti volevo proprio fare la domanda sulla pubblica amministrazione e i modi in cui secondo te si possono, al di là dei sensori, per esempio per rilevare il traffico piuttosto che il grado di inquinamento, alcuni di questi dati tra l'altro sono già disponibili come open data. Ti volevo chiedere anche per quanto riguarda invece il funzionamento burocratico piuttosto che degli uffici dentro la pubblica amministrazione, in quale modo secondo te si potrebbero utilizzare i dati per migliorare e rendere più efficienti questi processi? Sicuramente nella comprensione, se ne parla molto oggi, di quelle che sono gli sprechi, no? Quindi purtroppo oggi non sappiamo dove tagliare perché molto spesso non abbiamo il quadro completo degli sprechi effettivi. Quindi quello secondo me è un ambito di attenzione molto forte. Quello che manca però è il problema di fondo è la cultura, perché insomma, gli strumenti ci sono e noi potremmo benissimo già iniziare questo tipo di operazioni di taglio agli sprechi, di ottimizzazione dei processi attraverso la lettura di grandi quantità di dati. Il problema appunto è la questione culturale per cui la pubblica amministrazione dovrebbe un po' svecchiarsi, dovrebbe comprendere come le cose non vadano fatte tanto per come si sono fatte nel passato, ma appunto bisognerebbe basarsi molto di più sulla cultura del dato, che è una cosa che poi è un po' il filo conduttore anche insomma, del libro, basarsi più sui dati per prendere delle decisioni informate. Purtroppo gli italiani non hanno questo grosso legame con il dato, ecco. Ultima domanda, qualche esempio eccelso di utilizzo? Dici per la pubblica amministrazione non In generale, in generale. ci sono aziende che sono molto, adesso non farei i nomi, nel senso che però vedo all'estero ne vediamo tante aziende. Io adesso per esempio il caso storico è quello di Dell. Che utilizza in maniera molto scientifica i dati e le informazioni, le opinioni delle persone per prendere delle decisioni che vanno a influire proprio sui prodotti, ma anche sulla cura dei prodotti e del servizio al cliente. L'azienda che
più di tutti ha, come dire, trasformato il suo modo di essere, è probabilmente Zappos, che ha fatto della cura del cliente un suo punto principale, cioè dare felicità al cliente è l'obiettivo principale di qualunque dipendente di Zappos. Ora, immaginiamo se questa cosa fosse in qualche modo riversata sulla pubblica amministrazione, sarebbe una rivoluzione epocale. Quindi aziende, diciamo, in generale, in anglosassoni ce ne sono tante che si basano sui dati per prendere delle decisioni informate. In Italia invece è un grosso problema, perché appunto, allo stesso modo di quanto avviene nella pubblica amministrazione, anche in Italia le aziende prendono decisioni molto spesso sulla base delle proprie sensazioni, e questo, a mio avviso, non è il modo giusto per farlo. Perfetto, Vincenzo, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Grazie a te, Maria.